La prima regola è non farsi prendere dal panico, dice la guida, che dà a Michael un abito spesso. Qui fa caldo e l'outfit non sembra adatto. Non puoi farne a meno, dice la guida. Allora Michael indossa l'abito e sente la pelle d'oca su tutto il corpo. Perché fa così freddo? La guida spiega che si tratta di un capo refrigerante che lo proteggerà dai colpi di calore dentro alla grotta. Gli dà poi una bombola d'ossigeno e una maschera. «Ci immergeremo?» chiede Michael. «No, ma ti si potrebbero riempire d'acqua i polmoni se non la usi». A Michael tremano le ginocchia dalla paura. L'idea di quello che si accinge a fare non lo convince. «Benvenuti in una delle grotte più pericolose del pianeta», dice la guida mentre entra nello spazio buio ai piedi di una montagna. Questo posto si chiama Crystal Cave e si trova in Messico. Qui 26 milioni di anni fa è fuoriuscito del magma dalle viscere calde del nostro pianeta. Usciva e si raffreddava, usciva e si raffreddava. C'era così tanto magma che si era formata una montagna. Insieme al magma è uscita dell'acqua ricca di minerali che è filtrata attraverso i tunnel rocciosi e ha formato una grotta sotto alla collina. Poi, in queste acque calde, è apparso qualcosa di strano. Qualcosa che sembra provenire da un altro pianeta. Michael sta scendendo dalla corda, con una torcia elettrica illumina l'oscurità senza fondo. L'aria diventa calda e pesante. Sì, perché contiene particelle microscopiche di acqua. Insieme alla guida, Michael scende a 300 metri, più della metà dell'altezza dell'Empire State Building. La temperatura dell'aria sale, sembra si stiano avvicinando al nucleo terrestre. Poi, la discesa termina e si trovano su un terreno solido. La guida indossa una maschera di ossigeno e dice a Michael di fare lo stesso. Quest'aria così umida e acida non è respirabile. I polmoni possono riempirsi d'acqua e le conseguenze sarebbero disastrose. A Michael sembra come di camminare attraverso una nebbia molto fitta. La temperatura arriva fino a 58 gradi centigradi. È più alta che nei deserti più caldi del mondo. Michael si illumina e nota qualcosa di grande, bianco e luminoso. È un enorme raggio di cristallo che sporge dal terreno. La grotta è piena di quei cosi enormi che si estendono in direzioni diverse, uscendo dal soffitto e dalle pareti. In qualche punto bloccano il percorso, in altri fungono da ponti. Michael si arrampica su uno dei cristalli e ci cammina sopra. La guida spiega che le colonne sono fatte tutte di gesso. Conosci questa sostanza perché viene usata per produrre materiale da costruzione, il cartongesso. Michael tocca la superficie dura di uno di quei cristalli. Sembrano costruiti da una qualche antica civiltà. La guida dice che ogni cosa all'interno della grotta è naturale. Questo posto è stato scoperto per la prima volta da due minatori nel 2000. Da allora gli scienziati lo hanno studiato e hanno scoperto che alcuni cristalli hanno 500.000 anni. Qui puoi anche trovare uno dei più grandi cristalli naturali del mondo. È lungo 11 metri e pesa 55 tonnellate. Questo posto era pieno di acqua ricca di solfato di calcio, un elemento in grado di formare minerali. La varietà che prevale qui è una varietà in colore di gesso. L'acqua e l'aria calda hanno contribuito a formare cristalli e umidità e temperatura sono rimaste immutate per secoli, quindi queste colonne continuano a crescere anche ora. Questo posto è affascinante. Michael vuole rimanere qui più a lungo per esplorare la grotta, ma purtroppo è pericoloso. Potrebbero perdersi o scivolare sulle rocce di gesso. Inoltre stanno esaurendo l'ossigeno, quindi devono risalire. Escono dalla grotta e incontrano la polizia. A quanto pare entrare nella grotta è vietato. Anche gli scienziati devono ottenere un permesso speciale per entrarci. Ed è per una buona ragione, dato che questa grotta è uno dei luoghi più pericolosi della Terra. Michael e la guida pagano una multa e lasciano il Messico. La prossima tappa è l'Italia. È bello che tu abbia portato con te una buona macchina fotografica, dice la guida. Questa è una delle grotte più affascinanti del mondo. Serve la migliore attrezzatura che ci sia per scattare foto a questa meraviglia naturale. Michael e la guida sono su una piccola barca. Navigano lungo la costa dell'isola di Capri. Per fortuna stavolta niente pericoli. Si stanno avvicinando a una piccola spaccatura all'interno della montagna, l'ingresso alla Grotta Azzurra. Il buco è così piccolo che può attraversarlo una barca sola. Michael e la guida entrano in un'altra dimensione. La grotta è piena d'acqua. Le pareti brillano di luce blu proveniente dalle profondità dell'acqua. Michael scatta foto e si accorge che l'ingresso che hanno attraversato si illumina di una luce bianca brillante. Sono i raggi del sole che illuminano la grotta entrandovi.
C'è un altro buco sotto l'acqua. La luce del sole penetra attraverso di esso, riempiendo il lago di un bagliore blu. Ma è tempo di andare avanti. La prossima grotta è in Nuova Zelanda. Arrivano quindi all'isola del Nord, dove si trova un posto sotterraneo profondo con grotte tortuose e incrinate, apparse qui circa 30 milioni di anni fa. Michael e la guida si avvicinano all'ingresso della grotta buia. Michael accende una torcia elettrica. «Spegnila», dice la guida. «Non ne avrai bisogno dentro». Entrano. Michael rimane a bocca aperta. La grotta è piena di lanterne incandescenti. Sono tutte creature viventi, lucciole che brillano di una luce blu. Michael si sente come se fosse su un altro pianeta. L'ingresso alla grotta è limitato per non danneggiare le lucciole. Gli scienziati usano attrezzature automatizzate per monitorare la grotta. Monitorano la temperatura e i livelli di anidride carbonica necessari a mantenere la vita delle lucciole incandescenti. Se ci vengono tante persone, il livello di anidride carbonica aumenterà. Per cui le visite hanno una durata limitata e a Michael e alla guida viene chiesto di lasciare il posto. «Ora vedremo qualcosa di raccapricciante», dice la guida. «Sei pronto?» La prossima tappa è la California, in un posto chiamato Morning Caverns. La grotta sembra abbastanza comune dall'esterno, ma la guida sembra un po' nervosa e spaventata. Si attaccano una corda alla cintura e iniziano la lunga discesa. Il fondo è profondo 50 metri, come un edificio di 15 piani. Non sembra così grande rispetto alla grotta di cristallo. Mentre Michael scende, si fa sempre più freddo e buio. A questo punto scompaiono tutti i suoni della superficie. Lentamente sprofondano in un silenzio inquietante. «Che cos'è?» chiede Michael, sorpreso. La voce di qualcuno, più in giù. La guida gli fa cenno di fare silenzio. Dalle oscure profondità delle caverne arriva un gemito umano forte e prolungato. Inizialmente Michael si blocca. Poi si arrampica rapidamente lungo la corda. La guida si mette a ridere. Sentono un altro gemito. Michael esce dalla grotta e tira la corda della guida per farla uscire. La guida gli dice che questa è una delle grotte più inquietanti del mondo. L'aria e il vento circolano in profondità all'interno e creano un suono simile a un gemito. Spesso i turisti vi si recano per avere un po' di adrenalina. Inoltre, sul fondo della grotta sono stati ritrovati circa 100 scheletri di esseri umani, ma nessuno sa come ci siano arrivati. Michael non vuole tornare nella grotta, quindi chiede alla guida di dirgli come si formano, appunto, le grotte. Il processo inizia quando il terreno assorbe la pioggia acida costituita da acqua e anidride carbonica. Il liquido penetra attraverso il terreno fino ad arrivare alle superfici rocciose dure. Quando l'acqua entra in contatto con calcare o dolomite, li dissolve e scava uno spazio. Ogni anno lo spazio si amplia. La pioggia continua a cadere e ad accumularsi in questa area aperta. Poi l'acqua arriva a formare un ruscello o un fiume sotterraneo. Dopodiché inizia l'erosione delle rocce dure. Migliaia di anni dopo c'è abbastanza spazio perché possa entrarvi un essere umano. Ecco che lo spazio è diventato una grotta. Quando l'erosione si combina con stalattiti e stalagmiti, forma camere e colonne impressionanti. A proposito, ecco la differenza tra stalattiti e stalagmiti. Le stalattiti pendono dal soffitto, le stalagmiti sporgono dal terreno. Ci vogliono circa 1 milione di anni affinché si creino questi paesaggi sotterranei. Quindi, ogni volta che visiti posti del genere, entri in contatto con l'antico passato del nostro pianeta. Nel corso del tempo, il nostro pianeta è cambiato molte volte. Ha affrontato ere glaciali, spostamenti tettonici, diluvi universali, meteoriti. Milioni di specie animali sono comparse per poi estinguersi. A un certo punto siamo arrivati anche noi Homo sapiens. Ma ora immagina un luogo che per 5,5 milioni di anni sia rimasto tagliato fuori dal resto del mondo, dove nessun essere umano ha messo piede. Almeno non fino al 1986, l'anno in cui venne scoperta la Grotta di Movile. Per cominciare, devi comprare un biglietto aereo, destinazione Romania. Poi, noleggiata un'auto, ti dovrai dirigere verso sud-est, nella provincia di Costanza, vicino al Mar Nero. Giunto a destinazione, dai uno sguardo ai dintorni. Là, in mezzo alla pianura, lo noterai subito, un buco nel terreno.
Avvicinandoti, ti renderai conto che quella voragine sprofonda dritta verso le viscere della Terra. Per calarti in quelle tenebre primordiali serviranno corda, casco, una potente torcia elettrica e una tanica di ossigeno. E non dimenticare la tuta protettiva e la maschera per respirare. Fa attenzione quando scendi, il buio lì sotto è completo e l'ambiente ostile. Ma c'è una cosa strana. In quelle tenebre avvolgenti fa caldo. Un soffio di aria calda sale dall'abisso. Finalmente arrivi a toccare terra. Guardandoti attorno vedi un gran labirinto di tunnel davanti a te che conducono nei recessi della caverna. I tunnel sembrano ricoperti di argilla, quasi fossilizzata. Devi rannicchiarti per avanzare e senti anche che l'aria diventa ancora più calda e umida. Sbuchi fuori da una di quelle strette gallerie e ti ritrovi in un ambiente molto ampio, con un lago al centro. Coraggio, ora devi tuffarti. Ma appena metti piede in quel lago, i tuoi sensi sono aggrediti da un odore di uova marce. Quell'acqua, infatti, è sulfurea e quello che senti è l'odore dell'acido solfidrico. Ma non è tutto. La grotta è piena di anidride carboniche. In superficie, l'aria che respiriamo contiene il 20% di ossigeno, ma qui sotto ce n'è solo il 10%. Ecco perché hai bisogno della bombola d'ossigeno. Ma ti verrà comunque un gran mal di testa per tutte quelle esalazioni di gas. Accendi al massimo la tua torcia e immergiti. Sotto la superficie del lago ci sono altre creste rocciose. Fa attenzione, un vero e proprio labirinto sommerso. Non sei proprio a tuo agio, ma hai ossigeno in quantità nella bombola. Ti inoltri tra le creste e finalmente sbuchi da un'apertura. Trattieni il respiro. Senti sopra, sotto, accanto a te, dappertutto, i rumori di creature striscianti. La tua torcia illumina una folla di strani e viscidi insetti, che si muovono rapidissimi. La grotta è popolata da 48 specie animali, 33 delle quali del tutto sconosciute alla scienza. Strane lumache bianche che strisciano sui muri, crostacei trasparenti, zecche acquatiche. E ancora enormi millepiedi e scorpioni trasparenti che si aggirano nel buio della grotta. Anzi, di scorpioni ce ne sono due specie diverse. Pensa che fortuna! Uno acquatico e un altro ancora non identificato. Non il comune scorpione del deserto, sicuramente. Ma niente qui dentro è familiare. È un altro mondo. Ma tutte queste creature hanno qualcosa in comune. Sono bianche o trasparenti. Sono prive di occhi, ma con lunghe zampe e lunghe antenne per orientarsi nel buio tra i corsi d'acqua sotterranei. Un autentico paradiso per i fan dell'horror e della fantascienza. Più ti inoltri nella grotta, più l'ossigeno scarseggia. Eppure, di mostriciattoli sgambettanti, ce ne sono sempre di più. L'aria è quasi completamente invasa da metano e anidride carbonica. Questi strani animaletti non hanno mai visto il sole, né il mondo al di fuori della loro caverna. Ma cosa mangiano lì sotto quegli aracnidi e insetti? Quello che trovano, lumache o vermi? E questi ultimi invece di cosa si nutrono? La risposta la vedi lì, che galleggia a pelo d'acqua. Una strana sostanza bianca e schiumosa. Provi a toccarla con cautela, sembra quasi carta igienica bagnata, e si disintegra al tuo tocco. Ma non si tratta di schiuma o di carta, si tratta di creature viventi. Sono batteri, del genere autotrofia. Questi microorganismi creano nutrimento dall'anidride carbonica, ma non come fanno le piante o gli alberi in superficie. Loro usano l'acqua tramite un fenomeno detto chemiosintesi. Le sostanze evacuate da quei microbi diventano nutrimento per altre creature più grandi, e a loro volta queste nutrono vermi e lumache. Un'assurda microcatena alimentare nascosta sotto al suolo della Romania. Anche per questo motivo devi indossare una tuta protettiva e una maschera lì sotto, non solo per la tua sicurezza, ma anche per salvaguardare l'ecosistema da batteri esterni che potresti lasciare in giro. Basta un niente per spezzare quel micromondo sotterraneo. La grotta è troppo piccola e pericolosa da esplorare con costose apparecchiature scientifiche. Bisogna accontentarsi di prelevare qualche campione d'acqua, di roccia e di aria e uscire da lì il prima possibile. La grotta non è stata ancora esplorata del tutto. Le autorità romene non consentono ancora l'accesso ai turisti. Bisognerà avere pazienza. Chissà cos'altro c'è ancora da scoprire per gli scienziati. Per capire cosa rende così unica quella grotta, devi fare un salto nel tuo laboratorio.
La grotta di Movile è rimasta intatta per milioni di anni. Una superstite della Terra primordiale, di un'epoca in cui il nostro pianeta non era ancora del tutto schermato dall'atmosfera, ed è probabile che i microbi che vivono nella grotta siano gli stessi da cui si è generata la vita sul nostro pianeta. Quei batteri possono anche rivelarsi molto utili. Sono in grado di ossidare gas tossici come metano e anidride carbonica, praticamente rendendoli innocui. Bravi, piccoletti! Ma la grotta di Movile non è certo l'unico luogo al mondo in cui la vita resiste in condizioni estremamente ostili. Pensa alla Torre Eiffel di Parigi. Anzi, immaginane 10 una sopra l'altra. Però immagina le impilate sottoterra. Ci sei? La vita resiste anche lì sotto in profondità. Là dove quasi non c'è ossigeno, la pressione è estrema e la temperatura è più alta che nei più aridi deserti. Siamo nel regno dei nematodi. I nematodi sono vermi, ma di tipi tosti come loro ce ne sono pochi al mondo. In mancanza di aria o cibo, o se fa troppo caldo, si trasformano. Entrano nel cosiddetto stato di Dauer, ovvero vanno in stasi, si ibernano. Il loro metabolismo rallenta fino quasi a fermarsi. Possono restare così per tutto il tempo necessario, finché intorno a loro ci sia di nuovo aria o cibo a sufficienza, o una temperatura più sopportabile. Non c'è neppure bisogno di andare chissà dove per trovarli. Vivono dovunque, in tutto il mondo. Li si trova nelle sorgenti termali e nei deserti, in alto in cima sulle montagne, così come tra i ghiacci dell'Antartide, e proliferano anche all'interno di altri organismi animali, incluso ovviamente il corpo umano. Non serve arrivare fino a Marte per trovare scenari e paesaggi alieni. Ce ne sono anche qui, sulla nostra Terra. Prendiamo la valle di Danakil, in Etiopia, uno dei luoghi più aridi, caldi e ostili che esistano sul pianeta. Una depressione desertica, dove non piove quasi mai. Eppure è pieno di sorgenti. Sorgenti da cui fuoriesce magma, però, visto che la valle si trova sopra due vulcani attivi. Non mancano poi coloratissimi laghi pieni di acqua acidificata. Le sostanze saline del lago reagiscono con i minerali vulcanici, creando colorazioni davvero degne di un film di fantascienza. Gas tossici ed esalazioni di cloro si sollevano dai laghi, rendendo questo luogo uno dei più pericolosi al mondo. Senza maschera antigas è letale per noi, eppure c'è vita persino qui, esseri viventi capaci di prosperare anche in queste acque acide e bollenti. Microbi che affollano i laghi e le rocce circostanti. Se possono vivere qui, allora ci può essere davvero vita altrove là fuori. Qualcosa di simile c'è anche nel deserto di Lut, in Iran. Qui è stato scoperto un nuovo e interessante genere di crostaceo. Queste creature vivono nei piccoli laghi che si formano ogni tanto grazie alle rare piogge nel deserto. Questa nuova specie sembra possa resistere per decenni nascosta nei sedimenti, in attesa che arrivi l'acqua. Tutte queste però sono forme di vita molto piccole. Che ne dici di qualche vero mostro? La scienza li ha scoperti nelle acque dell'Antartide, enormi aracnidi, stelle marine giganti e una specie di gamberetto trasparente. In appena un mese sono state catalogate 30.000 nuove specie marine, molte delle quali mai viste prima. Chissà cos'altro si nasconde lì sotto. Immagina dei labirinti oscuri in profondità nel sottosuolo. Sono pieni di pericoli nascosti e scoperte inaspettate. Prendi una torcia e lasciati accompagnare in un tour delle grotte più spettrali di tutti i tempi. La prima destinazione della nostra lista è Cathedral Caverns, in Alabama. In origine questo luogo si chiamava Bat Cave, ma è stato poi ribattezzato per il suo aspetto. Avvicinandosi non si può fare a meno di notare il suo enorme ingresso, che misura 38 metri di larghezza e 8 di altezza. Ma questo ingresso è soltanto l'inizio. All'interno della grotta si trovano alcune delle più belle formazioni che la natura abbia mai creato. Una delle più famose è probabilmente Goliath, una stalagmite gigante alta 14 metri e con una circonferenza di 74 metri. Altri siti sorprendenti da visitare sono l'Uomo delle Caverne, in equilibrio sulla cima di una parete di pietra fluviale, una cascata ghiacciata e una foresta di alte stalagmiti.
Probabilmente ti chiederai come ha fatto un luogo così emozionante a entrare nella lista delle grotte più spaventose. Il fatto è che le dimensioni della grotta sono ancora sconosciute. Solo circa 3,2 chilometri sono mappati e aperti al pubblico. Ma di tanto in tanto la grotta mostra il suo lato pericoloso. Per esempio, i registi del film di fantascienza del 1984 What Waits Below hanno girato molte scene nelle Cathedral Caverns. Durante le riprese, però, 17 membri del cast e della troupe furono avvelenati dal monossido di carbonio e dovettero essere portati subito in ospedale, evitando per poco gravi conseguenze. Ma passiamo alla Moaning Cavern in California. Ciò che la rende particolarmente inquietante è il bizzarro suono al suo interno. È prodotto dall'acqua che gocciola attraverso aperture simili a bottiglie alla base della grotta. Se una persona ignara della natura di questo sospiro si avvicina, questo rumore inquietante potrebbe indurla ad allontanarsi. D'altra parte, questi lamenti possono suscitare curiosità in alcune anime avventurose e di solito non finisce bene. I ricercatori hanno trovato i resti di più di 100 persone cadute nel baratro di 125 metri della grotta circa 13.000 anni fa. Oggi è possibile fare un giro intorno alla grotta, ma non oltre i 50 metri di profondità nell'apertura verticale. Se ti senti particolarmente audace, puoi scendere in corda doppia, ma dovrai comunque uscire utilizzando una scala in ferro battuto. Fai attenzione a non scivolare, la discesa è lunghissima. La prossima grotta che visiteremo si chiama Hell Hole, in West Virginia, e è abbastanza nota ad aver ispirato alcuni film horror. Nonostante il nome richiami la bocca dell'inferno, il luogo è freddo, ma non per questo meno inquietante. La temperatura media all'interno è di 8 gradi, il che la rende la casa perfetta per una grande varietà di pipistrelli e altri rari abitanti delle grotte. In inverno, infatti, la grotta ospita circa la metà della popolazione mondiale di pipistrelli dalle grandi orecchie della Virginia. Si tratta di creature in pericolo di estinzione e altamente vulnerabili. Ma questo non ci impedisce di sentire un brivido lungo la schiena vedendo una nuvola di 20.000 pipistrelli stridere e battere le ali. La grotta della strega di Bell è una formazione relativamente piccola in Tennessee. Nonostante l'aspetto innocente, è il punto focale di una storia altrettanto fantastica e terrificante. Secondo la leggenda, all'inizio del XIX secolo, un contadino e la sua famiglia subivano i dispetti di un fantasma. Il fantasma faceva molto rumore di notte, strappava le lenzuola dai letti e addirittura attaccava fisicamente il contadino e alcuni membri della famiglia. Alla fine il contadino morì. E accanto a lui fu trovata una fiala con un liquido nero sconosciuto. Alcuni credettero che il fantasma lo avesse in qualche modo avvelenato. Poco dopo lo spirito lasciò la famiglia del contadino. La gente del posto era certa che il fantasma fosse tornato in una grotta vicino alla fattoria. Credevano anche che la creatura avesse promesso di tornare al momento giusto. Ancora oggi gli abitanti del luogo riferiscono di strani avvenimenti nei pressi della grotta. Giurano che siano legati al fantasma che un tempo si prendeva a gioco della famiglia. Scommetto che per quanto sia scettico, la grotta ti farà accapponare la pelle. Questa è la Grotta del Vento in South Dakota. A prima vista potrebbe sembrare che questa caverna non abbia nulla di spaventoso, nessuna massa di pipistrelli, né resti antichi o gas tossici, ma la grotta ospita una caratteristica geologica agghiacciante molto rara. In nessun altro luogo al mondo si trova una rete più estesa di calcite boxwork. Come ha fatto la Grotta del Vento a creare le condizioni perfette per questo tipo di calcite? È ancora un mistero, ma ciò che spaventa è che la struttura somiglia un po' a un'enorme ragnatela. Anche se si tratta soltanto di un'anomalia geologica, è difficile guardarla e non immaginare tonnellate di ragni scivolare lungo quei sottili fili di minerale indurito. Ora ti porto in un luogo che sembra essere fuori dal mondo. Non c'è nulla di misterioso o pericoloso in questo posto, ma è piuttosto unico. La vita all'interno di questa grotta è rimasta isolata dal mondo esterno per circa 5 milioni e mezzo di anni. E si vede! Guarda, a causa di un così lungo isolamento, le condizioni all'interno della grotta di Moville sono diverse da qualsiasi altro luogo al mondo. Nonostante la grave mancanza di luce solare e la tossicità dell'aria, vi fiorisce un ecosistema unico.
La grotta si trova a pochi chilometri a ovest del Mar Nero in Romania ed è stata scoperta per la prima volta nel 1986. Oggi è possibile visitarla soltanto con un permesso speciale, ma anche se lo si possiede le caverne centrali sono sorvegliate in modo naturale da strettissimi tunnel calcarei e pozzi verticali. Quindi chi è claustrofobico non dovrebbe entrarci. Nelle profondità della grotta l'aria ha due volte meno ossigeno rispetto all'esterno. Contiene molta anidride carbonica e idrogeno solforato, il che significa che non è l'aria più fresca che si possa respirare. Inoltre nella caverna è buio pesto. Ma nonostante, o forse dovrei dire grazie, a questo cocktail di condizioni estreme, il sito è una vera miniera d'oro per i biologi. La vita qui sembra essere in piena espansione. In uno studio del 1996, gli scienziati hanno identificato 48 specie che vivono qui, di cui 33 uniche della grotta. La maggior parte delle creature che abita la grotta è minuscola, hanno arti lunghi e antenne che le aiutano a orientarsi nel buio. Inoltre, non vedono e non sono colorate, il che ha senso. A cosa serve vedere se si vive all'oscurità totale? E perché mai si dovrebbe essere belli e colorati se nessuno ci vede? Ora preparati a esplorare un'altra grotta, non meno sorprendente ma molto diversa. Questa è la Grotta dei Cristalli in Messico. Questi enormi cristalli sono stati trovati nel 2000 da una società mineraria dopo che l'acqua era stata pompata fuori dalla grotta. Due minatori vi entrarono a piedi e videro i cristalli. Questi cristalli impressionanti sono in realtà enormi pilastri di gesso nascosti a 300 metri di profondità. Gli scienziati stimano che potrebbero essere cresciuti già da mezzo milione di anni, ecco perché molti sono così lunghi e larghi, tanto che sarebbe possibile camminarci sopra. Purtroppo, visitare questa meraviglia della natura è al momento impossibile, ma forse è meglio così, perché la Grotta dei Cristalli è un luogo pericoloso e può facilmente trasformarsi in trappola. Per decine di migliaia di anni è stata piena di acque sotterranee, originariamente spinte verso l'alto da una camera magmatica situata nelle profondità del pianeta. Il magma sotto la grotta manteneva l'acqua calda, ma alla fine la temperatura dell'acqua è scesa al di sotto dei 58 gradi. Di conseguenza l'acqua ha cominciato a riempirsi di calcio e solfato, le cui particelle si sono combinate in gesso. A quel punto i cristalli bianchi si sono impadroniti della grotta e poiché sono rimasti sott'acqua, hanno continuato a crescere. Nel 1991, da qualche parte nelle lussureggianti giungle del Vietnam centrale, un taglialegna locale trovò un buco misterioso tra il fogliame e i cespugli. Ci guardò dentro e sentì un forte vento soffiargli in faccia. Poi sentì uno strano suono dalle profondità della caverna e si rese conto che era il rumore di un fiume. Il taglialegna non è andato a vedere la grotta subito. Ha deciso di tornarci con una torcia e una corda. Quando ci tornò, non riuscì a trovare la grotta da nessuna parte. Passò anni a cercarla, finché negli anni 2000 è riuscito a localizzarla di nuovo. Nel 2009 ci ha portato gli scienziati che hanno scoperto che la grotta, chiamata Son Doong, è la grotta più grande del mondo. C'è così tanto spazio dentro che se fai un urlo senti una lunga eco. Il passaggio principale di Son Doong raggiunge i 200 metri di altezza in alcuni punti, più della metà dell'Empire State Building. L'area della grotta è così vasta che dentro ci entrerebbe un intero isolato di New York con grattacieli di 40 piani. C'è un profondo labirinto sotterraneo sotto la giungla del Vietnam che nasconde tre delle grotte più grandi del mondo e Son Doong è la numero uno della lista. Il suo vasto spazio all'interno è pieno di varie piante, microclimi unici e paesaggi diversi. Insomma, una vera giungla che cresce sottoterra. Divenne possibile grazie al soffitto crollato in alcuni punti che lascia che la luce del sole vi penetri dall'alto. Ci sono enormi stalattiti lunghe 76 metri sui soffitti e sulle pareti, più lunghe di un Boeing passeggeri. Si sono formate in centinaia di migliaia e milioni di anni. Alcuni depositi di calcare hanno più di 450 milioni di anni. Quindi esistono da molto prima dei dinosauri. Oltre alla giungla, nella grotta ci sono anche molti fiumi, formatisi dall'acqua piovana che scendeva dai fori nel soffitto. Questi fiumi sono lisci e veloci, come gli scivoli dei parchi acquatici, ma navigarli non è un'ottima idea, dato che possono portarti in uno di quei labirinti di cui la grotta è piena. Ancora non sappiamo dove si dirigono. Potresti davvero trovarti in una parte sconosciuta della grotta.
Questo è quello che è successo nel 2018, quando tre subacquei hanno scoperto per caso nuove aree a Sundown. La grotta si è rivelata molto più grande di quanto tutti pensassero. Si tuffarono in uno dei laghi della grotta e raggiunsero una profondità di 78 metri. Sul fondo hanno trovato un tunnel, così ci hanno calato una lenza con un peso di piombo e hanno scoperto che questo posto raggiunge una profondità di 120 metri. E il tunnel è lungo quasi un chilometro. Ancora non conosciamo le dimensioni esatte del tunnel. Sundown si collega anche a un'altra enorme grotta. Oltre a fiumi e labirinti sotterranei, a Sundown puoi vedere un sacco di altre cose. Puoi trovare ampi spazi che ospitano laghi e camminare per ore lungo dei bui corridoi di montagna. Questo posto è straordinariamente bello, ma allo stesso tempo pericoloso. E la cosa più bella è che puoi farci una passeggiata. Dal 2013 la grotta di Sundown è aperta ai turisti. Tuttavia non si fa solo una rapida passeggiata per fare qualche selfie. La spedizione alla grotta dura diversi giorni. Per il primo giorno e mezzo esplorerai la terza grotta più grande del mondo e solo dopo raggiungerai Sundown. Il percorso ti porterà attraverso fiumi, fitte giungle, montagne e rocce. Puoi incontrare molti uccelli esotici, scimmie e altri animali. E secondo molti, la strada per la grotta è ancora più impressionante della grotta stessa. Una volta arrivati a destinazione, si trascorrono i giorni successivi esplorando Sundown. Insieme ad altri turisti, guide professioniste e facchini, si dorme ogni giorno in tende in luoghi diversi della grotta. Si vedono paesaggi mozzafiato e, preparati per questo, maestosi fossili che hanno 400 milioni di anni. Ci sono anche stanze buie con laghi ideali per nuotare. Queste spedizioni avventurose diventano ogni anno più gettonate. Chi ha visitato la grotta dice che è il posto più incredibile che abbia mai visto. Un'altra grotta incredibile si trova in Indonesia, sull'isola di Flores. È piuttosto piccola, ma ospita al suo interno posti incredibili. Nel 2003 un gruppo di scienziati ci ha scoperto antichi manufatti, inclusi fossili di strumenti primitivi come pietre affilate. Gli scienziati si sono resi conto che centinaia di migliaia di anni fa questo luogo ospitava i nostri lontani antenati. Qui hanno trovato uno scheletro femminile molto insolito, una donna alta solo un metro, l'altezza fino alla vita di un adulto medio. Quella donna però non aveva problemi con la spina dorsale o con lo sviluppo delle ossa. Questo e altri scheletri trovati nella grotta appartenevano ad alcuni antenati umani a noi sconosciuti. Gli scienziati hanno chiamato questa specie Homo floresiensis o semplicemente Hobbit. Il peso della donna era di circa 16-35 kg. L'analisi del cranio e delle ossa hanno mostrato che aveva circa 30 anni. Probabilmente gli Hobbit vissero sulla Terra tra 190.000 e 50.000 anni fa. C'è la possibilità che abbiano incontrato gli antenati degli umani moderni. La prossima grotta è in Turchia. Immagina di vivere in una vecchia casa e di decidere di fare delle riparazioni. Butti via tutte le cose vecchie e ti rimane da sistemare il seminterrato. Non ci sei praticamente mai stato e non hai idea di cosa ci sia nascosto dentro. Ma è abbastanza spazioso, quindi decidi di trasformarlo in una stanza. Abbatti una parete e scopri l'ingresso di una grotta. È un tunnel che conduce sottoterra. Entri nella grotta e scopri... Wow! Una vera e propria città sotterranea! Questo è quello che è successo in Turchia nel 1963, quando una persona ha scoperto un passaggio segreto per una città perduta nel suo seminterrato. Una città in cui potrebbero vivere circa 20.000 persone. C'era abbastanza spazio per bestiame e scorte di cibo. Non è solo un labirinto, ci sono una cappella, una scuola, stalle, cucine, muri e altri segni di civiltà. La città fu costruita in epoca bizantina negli anni 780-1180. Non è l'unica laggiù ed è collegata a molti tunnel sotterranei e città che si estendono per diversi chilometri. Concludiamo il nostro viaggio nella grotta più strana e spaventosa che ci sia. Andiamo a sud-est della Romania, vicino al Mar Nero. Qui, su un'ampia pianura desolata, puoi trovare un buco. Si tratta di un tunnel che conduce in profondità nel sottosuolo. L'aria all'interno della grotta ha alti livelli di idrogeno solforato e anidride carbonica. In condizioni normali, l'aria che respiriamo contiene circa il 20% di ossigeno, ma qui ce n'è solo il 10%. Insomma, serve una bombola d'ossigeno per respirare. Qui acqua e aria sono avvelenati. Quasi nessun animale è in grado di vivere in tali condizioni, almeno quelli di cui siamo a conoscenza. Ma in questa grotta ci sono ben 48 specie di organismi viventi.
33 delle quali sono specie a noi sconosciute. Gli esseri striscianti che vivono qui possono spaventarti, soprattutto se hai paura degli insetti. Lungo le pareti strisciano strane lumache e ragni bianchi. In acqua nuota una specie sconosciuta di sanguisughe e gamberi trasparenti, e a terra strisciano mille piedi bianchi con enormi baffi. Qui puoi anche incontrare un tipo sconosciuto di scorpione con un corpo bianco trasparente, diverso da tutti gli altri tipi di scorpioni. Qui nessun animale assomiglia a quelli che conosciamo noi. Gli esseri viventi che abitano la grotta sono tutti o bianchi o trasparenti. Non hanno occhi, ma zampe lunghe e antenne baffi che gli permettono di spostarsi. Qui non possono viverci piante perché non c'è né luce solare né aria pulita. Quindi non viene prodotto ossigeno. Allora come hanno fatto a sopravvivere questi animali? La risposta è nell'acqua. La superficie del lago e delle pozzanghere è ricoperta di una strana schiuma in movimento, che è un organismo vivente che consiste in un miliardo di batteri chiamati autotrofi. Le piante ordinarie assorbono anidride carbonica e usano la fotosintesi per produrre ossigeno. Questa grotta è piena di anidride carbonica. Gli autotrofi lo assorbono e secernono minuscole particelle di cibo, di cui poi si nutrono i batteri, i quali a loro volta nutrono gli organismi più grandi e così via. Insomma, alla fine c'è abbastanza cibo per tutti. Questo processo è chiamato chemiosintesi. È come la fotosintesi, ma nella reazione chimica si usa l'acqua anziché la luce solare. In questa grotta l'evoluzione ha creato un sistema biologico completamente unico, separato dal resto del mondo. Nel novembre 1922, un ragazzo stava camminando tra le montagne desertiche dell'Egitto, quando scoprì alcuni antichi gradini scolpiti nella roccia. In seguito, questo ritrovamento divenne una delle più grandi e significative scoperte archeologiche del mondo. Quei gradini facevano parte della tomba di Tutankhamon. Gli archeologi vi trovarono circa 5.000 reperti storici, tra cui gioielli, tessuti, vasi dipinti e maschere funerarie. Probabilmente ne hai vista una. È uno degli attributi più riconoscibili dell'antico Egitto. Da allora sono passati più di 100 anni e ora l'umanità sta per avvicinarsi a un'altra scoperta importante, quella della tomba di Cleopatra. Fu l'ultima sovrana del regno tolemaico d'Egitto, essendo rimasta sul trono dal 51 al 30 avanti era comune. Esistono molte testimonianze su Cleopatra, sul suo regno e sulla sua personalità fuori dal comune, ma finora nessuno aveva scoperto i segreti della sua morte e del suo luogo di sepoltura. L'archeologa Kathleen Martinez, però, ha studiato per anni gli antichi documenti e i templi di Alessandria d'Egitto, concludendo che la tomba della regina dovrebbe trovarsi sotto l'antica città di Taposiris Magna, fondata nel 280 avanti era comune. Era una grande città sulla costa settentrionale dell'Egitto, dove decine di migliaia di persone lavoravano nel commercio e nell'industria. Sembra in effetti che le ipotesi della dottoressa Martinez fossero corrette. Lei e un gruppo di archeologi hanno scoperto un tunnel sotterraneo segreto vicino ad Alessandria, lungo circa 1,3 km. Era stato scavato nella roccia sotto il tempio di Taposiris Magna. Durante gli scavi hanno trovato molti elementi che indicavano che la tomba di Cleopatra si trovava nelle profondità del tunnel. Era anche possibile che fosse sepolta lì insieme al comandante romano Marco Antonio. Secondo le testimonianze, Cleopatra e Marco Antonio si amavano e insieme si opposero al Senato romano, che dichiarò Antonio traditore. Il fatto che sul territorio di Taposiris Magna si siano verificati disastri naturali per migliaia di anni può complicare gli scavi. Terremoti e inondazioni hanno distrutto la città e forse allagato i suoi tunnel sotterranei, ma gli archeologi sperano che l'antica tomba sia rimasta intatta e che nasconda molti tesori e testimonianze sulla vita nell'antico Egitto durante il regno dell'ultima dinastia. È possibile che gli scavi si svolgano sott'acqua e nel fango. Ciò richiederà molto tempo e fondi, ma gli archeologi sono sicuri che ne varrà la pena. In ogni caso, è troppo presto per dire se Cleopatra sia davvero sepolta lì, ma gli scienziati hanno trovato molti oggetti che lo confermano, tra cui vasi d'argilla, decine di monete con l'immagine di Cleopatra e di Alessandro Magno e un busto con l'immagine della regina. Cleopatra è ancora oggi una delle personalità più popolari in Egitto, al pari di Ramesse III e Tutankhamon. Ha ispirato molti film, dipinti e libri. Ma cosa l'ha resa così popolare? Beh, è sicuramente diventata famosa per le sue contraddizioni. Fu una sovrana bella e intelligente, fece uscire l'Egitto da una crisi e lo rese una potenza prospera.
secondo dei testi arabi medievali, conosceva la chimica, la matematica e la filosofia e potrebbe aver scritto diversi libri scientifici. Conosceva diverse lingue e aveva eccellenti capacità diplomatiche. Allo stesso tempo, secondo molte leggende, era una femme fatale e fece impazzire molti uomini. Tuttavia, non ci sono prove che la sua bellezza fosse incomparabile. L'immagine del suo fascino mozzafiato è stata creata da Hollywood tramite diversi film in cui venne interpretata da attrici famose e bellissime. Inoltre, l'imperatore romano Ottaviano, figlio adottivo di Giulio Cesare, descrisse spesso Cleopatra come una seduttrice insidiosa, perché sua nemica. Anche se nacque in Egitto, Cleopatra non era egiziana. I suoi antenati, tra cui un generale di Alessandro Magno, erano greci. Tuttavia, il popolo egiziano la amava. Imparò la lingua locale e fu sempre molto rispettosa delle tradizioni del paese. Conosceva bene la storia, la mentalità e i costumi dell'antico Egitto. Ne migliorò l'economia e ne rafforzò lo status di potenza mondiale. Gran parte di ciò fu possibile grazie alla sua astuzia e alla sua grandezza. Amava gli spettacoli teatrali e le feste sfarzose. Sapeva come sorprendere le persone e dare spettacolo. Ma dietro l'immagine di una persona amante del lusso si nascondeva una sovrana intelligente e calcolatrice. L'antico Egitto era un paese ricco e lussuoso e Cleopatra fece di tutto per accrescerne la ricchezza e rafforzarne la posizione sulla scena internazionale. Per esempio, una volta fu in conflitto con il fratello Tolomeo XIII. La regina sapeva che non sarebbe stata in grado di vincere, così decise di portare Giulio Cesare dalla sua parte. L'imperatore romano arrivò ad Alessandria, dove Cleopatra aveva previsto di incontrarlo, ma Tolomeo era a conoscenza dei suoi piani e cercò di impedirglielo. Allora, invece di fare un'entrata clamorosa, Cleopatra decise di arrivare in modo poco appariscente. Si fece avvolgere da un tappeto o un sacco di lino, che i servitori dell'imperatore avrebbero portato nelle stanze private di Cesare. Cleopatra emerse dal tappeto, colpendo l'imperatore romano per la sua bellezza e determinazione. I due si innamorarono e divennero alleati. Dopo qualche tempo, la donna fece colpo su un altro influente romano a scopo diplomatico. Arrivò per incontrare Marco Antonio su una chiatta dorata con vele viola e remi d'argento. Era vestita come Afrodite e sedeva sotto un magnifico baldacchino. I suoi servitori erano vestiti da amorini, sventolavano per lei un ventaglio e bruciavano incenso. Cleopatra creò un tale spettacolo per un motivo preciso. Sapeva che Antonio venerava la mitologia greca e si considerava l'incarnazione di Dioniso. Lui rimase talmente colpito da quella donna che finì per sposarla. Cleopatra difese la sua corona, rafforzò l'alleanza con Roma e diede ad Antonio 3 figli. In Egitto i due organizzavano grandi feste e godevano di ricchezza e potere. Tuttavia, la relazione di un alto funzionario con una regina egiziana causò grande scandalo a Roma. Ottaviano era il principale avversario di Antonio nella lotta per il potere, quindi sfruttò la situazione per oscurare la reputazione dell'avversario. Fece propaganda per creare l'immagine di una Cleopatra seduttrice e insidiosa agli occhi dei cittadini romani, accusando Antonio di aver ceduto al suo fascino. Il Senato romano sostenne Ottaviano e dichiarò Cleopatra nemica. Nel 33 avanti era comune, il conflitto raggiunse l'apice, quando la flotta di Antonio si scontrò con quella di Ottaviano. Quest'ultimo vinse e costrinse il suo nemico a fuggire in Egitto con Cleopatra. Secondo alcune testimonianze, i due si rifugiarono nei pressi di Alessandria. Inseguiti dai romani, si nascosero in un palazzo di Cleopatra, dove morirono. Secondo alcune leggende, Cleopatra era un'esperta di veleni. Provocò un serpente velenoso, una vipera o un cobra, perché la mordesse. Secondo un'altra leggenda, invece, si punse con un ago avvelenato. Secondo una teoria, Cleopatra portava sempre con sé un'ampolla con del veleno nella sua spazzola per capelli. Così, messa alle strette, imbeve l'ago col veleno e si punse. Niente di tutto questo può essere dato per certo. Gli scienziati stanno ancora cercando di scoprire la verità. Forse quando raggiungeranno la tomba, il mondo avrà più risposte sul suo tragico destino. Rimane comunque l'ultima sovrana d'Egitto. Dopo la sua morte, Ottaviano saccheggiò i suoi palazzi e templi e tornò a Roma, di cui divenne imperatore. Governò con successo l'impero e ne ampliò i confini. Il suo regno terminò quando compì 75 anni. La storia del mondo sarebbe stata diversa se Cleopatra e Marco Antonio non avessero perso quella battaglia. A proposito,
Sapevi che è passato meno tempo tra il regno di Cleopatra e l'arrivo di Neil Armstrong sulla Luna che tra il regno di Cleopatra e la costruzione della grande piramide di Giza? Armstrong mise piede sul satellite della Terra nel 1969, 2038 anni dopo la nascita di Cleopatra. La costruzione della piramide è avvenuta nel 2560 avanti era comune. Immagina quanto è lunga la storia dell'antico Egitto se Cleopatra è più vicina a noi che alla costruzione delle piramidi. Ogni volta che si sente parlare di antiche rovine, non le si immagina mai sospese da qualche parte o appese a caso al ramo di un albero, giusto? Per la maggior parte dei manufatti antichi esposti nei musei di tutto il mondo, gli archeologi hanno fatto una quantità impressionante di scavi. Come ogni altra cosa, gli edifici si rovinano nel tempo se non curati adeguatamente. A volte è necessario riutilizzare alcuni materiali da costruzione, quindi un'opera più vecchia potrebbe essere sacrificata. Altre volte delle case vengono abbandonate e una volta esposte agli elementi come la pioggia o la luce del sole non hanno possibilità di resistere, finendo sbriciolate a causa dell'erosione. Un'opera architettonica però potrebbe sopravvivere alla prova del tempo se è rimasta sepolta in profondità. Ma come può finire sepolta? Beh, nell'antichità si aveva l'abitudine di alzare gradualmente il livello del suolo, come un bambino che aggiunge gusti alla sua coppa gelato. Negli insediamenti si era sempre impegnati a raccogliere cibo e materiali da costruzione per tenere il passo con la popolazione in continua crescita. Ma chi ha tempo di occuparsi di rifiuti e spazzatura? Non era esattamente in cima alla lista delle cose da fare a quei tempi. Così, quando si trattava di costruire nuove case, le antiche civiltà trovavano molto più facile risparmiare sudore e lacrime ammucchiando le macerie e costruendovi proprio sopra. Ma non è tutto. Di tanto in tanto i fiumi esondavano e depositavano uno strato di sedimenti sulle città, incapsulando ulteriormente le antiche costruzioni. E nelle regioni aride come il deserto, dove vento, sabbia e polvere la fanno da padroni, era sicuramente una battaglia mantenere pulite le costruzioni. Un esempio esilarante è la Sfinge, che ha avuto la testa sepolta dalla sabbia finché un gruppo di archeologi non l'ha riportata alla luce nel 1817. Alcune città, invece, sono rimaste sepolte perché completamente abbandonate. Con una minore attività umana a controllare la loro espansione, i semi delle piante sono germogliati ovunque. Hanno assorbito l'anidride carbonica dell'aria e sono cresciuti, aggiungendo sempre più massa al terreno. Quelle radici impertinenti hanno persino stabilizzato il terreno fatto di materia vegetale in decomposizione, creando strati su strati di terreno. È come se Madre Natura avesse organizzato un progetto di bricolage, con le piante come fedeli aiutanti. Scavare nei segreti delle antiche civiltà non significa solo portare alla luce un mondo perduto, ma è anche una ricerca epica per rivelare i tesori nascosti sotto strati di storia. Ma come fanno gli archeologi a sapere dove scavare? Se tutto è coperto da strati su strati di sedimenti, detriti e radici di piante, devono avere una sorta di sistema su cui basarsi prima di intraprendere un nuovo progetto, giusto? Per cominciare, non sono sempre loro a suggerire uno scavo archeologico in un determinato luogo. Supponiamo che tu sia un imprenditore e che voglia costruire un nuovo complesso residenziale di lusso nella tua città. Alcune legislazioni locali, però, prevedono determinati requisiti prima che il tuo progetto possa iniziare. Per esempio, prima di costruire su un terreno, potrebbe essere necessario far intervenire degli specialisti per controllarlo. Possono essere archeologi, geologi o paleontologi, incaricati di tenere d'occhio la situazione. Se vengono scoperti manufatti o biofatti, ovvero resti organici, questi esperti intervengono per scavare e studiarli. Ma che dire dei siti che non hanno nulla a che fare con bulldozer e caschi gialli? Gli archeologi hanno più di un asso nella manica quando si tratta di localizzare antichi luoghi di interesse. Si immergono in profondità nei documenti storici con una sana dose di lavoro investigativo. Cercando tra vecchi documenti e mappe, possono ricomporre il puzzle dell'attività umana in un'area specifica. Se un sito è già stato visitato in passato, meglio. Trovare documenti di scavi passati o resoconti storici può dare agli archeologi molte informazioni su dove continuare la caccia al tesoro. Prima di iniziare, gli archeologi si dedicano a una missione di scansione visiva. Armati di un sistema di griglie, passeggiano intorno al sito, tenendo gli occhi aperti per qualsiasi manufatto che potrebbe nascondersi appena sotto lo strato superiore di terra. Dagli utensili in pietra al vetro, fino alle antiche discariche di rifiuti. Sì, anche queste sono preziose. Questi esploratori, dall'occhio attento, sono in grado di individuare i segni dell'attività umana più velocemente della maggior parte delle persone.
Se si imbattono in un'area di accumulo di rifiuti domestici, sanno con certezza che un tempo degli umani chiamavano quel posto casa. Gli archeologi però non si affidano solo alle loro fidate pale, hanno un arsenale di strumenti che li aiutano nella ricerca di meraviglie nascoste. Prendiamo ad esempio il misuratore di resistività. Questo ingegnoso aggeggio misura la componente elettrica del terreno e qualsiasi elemento o manufatto sepolto. Un muro sepolto, per esempio, creerà una lettura della resistività diversa da quella del terreno circostante. I magnetometri e i radar a penetrazione del suolo funzionano in modo simile, mostrando potenziali indizi di antichi tesori nel terreno. E come dimenticare il GPS? Aiuta gli archeologi a tracciare posizioni precise, come una mappa del tesoro high-tech che li conduce direttamente al loro scrigno prezioso. Vuoi visitare virtualmente alcuni dei più importanti siti archeologici del mondo? Beh, seguimi! Nel Regno Unito, ad esempio, troverai questo interessante luogo chiamato Stonehenge. È uno dei tanti henges sparsi in giro, ma questo è davvero eccezionale. Immagina, pietre antiche e massicce che si ergono alte e fiere, disposte in un curioso cerchio esterno e in un ferro di cavallo interno, con alcune pietre più piccole sparse. E indovina un po', queste incredibili pietre esistono da oltre 5.000 anni. Secondo il folklore locale, il leggendario mago Merlino tirò fuori la sua bacchetta magica e puff, teletrasportò queste enormi pietre dall'Irlanda. A quanto pare alcuni giganti le avevano assemblate lì, ma Merlino decise che sarebbero sembrate molto più belle in quella nuova location. Altri pensano che si tratti solo dei resti in rovina di un antico edificio di culto romano. Questa incredibile struttura è stata costruita dai nostri antenati dell'età del bronzo. Con strumenti semplici e tecnologie limitate sono riusciti a creare questo capolavoro. Impressionante, vero? Purtroppo ci sono ancora molte cose che non conosciamo di quest'area. Lo scopo iniziale di Stonehenge rimane tuttora un mistero. Certo, ci sono molte teorie, ma gli scienziati non hanno ancora trovato un accordo. Sappiamo però che le pietre sono perfettamente allineate con il sorgere del sole durante i solstizi d'estate e d'inverno. L'antica città di Pompei è un sito archeologico altrettanto sorprendente. Immagina, il Vesuvio, noto disturbatore, decide di fare i capricci e ricopre completamente questa antica città romana, trasformandola in una capsula del tempo situata a 20 km circa da Napoli. Nel 1748 un gruppo di avventurosi esploratori si imbatté in Pompei. Scoprirono un tesoro di chicche ben conservate. Strade, case, cibo, probabilmente un po' stantio. Gioielli sfarzosi, sculture fantasiose, affreschi colorati, oggetti di uso quotidiano e persino resti umani e animali. Fu una scoperta archeologica epica. Dall'aspetto Pompei aveva tutto. Case e ville lussuose, un'enorme arena da 20.000 posti, piccole botteghe artigiane, luoghi di ritrovo come le taverne e lussuose terme. C'era anche il santuario di Apollo, luogo di culto dell'epoca. Naturalmente va citato il cuore pulsante della città, il Foro di Pompei, dove si ritrovavano tutti i personaggi più in vista. E indovina un po', Pompei è così pazzesca che nel 1997 è entrata a far parte del patrimonio UNESCO dell'umanità. La lista comprende anche molti altri edifici e siti famosi, come il Taj Mahal in India e l'Acropoli di Atene in Grecia. 54.000 anni fa c'era un gruppo interessante che viveva nelle caverne, un padre, una figlia e un paio di altri membri che erano loro parenti stretti. La cosa interessante è che si trattava della prima famiglia di Neanderthal di cui si abbia notizia. Un gruppo di scienziati ha studiato il DNA antico dei loro denti e delle loro ossa per saperne di più sulla società umana primitiva. E questa ricerca ha mostrato una cosa interessante. Probabilmente vivevano in queste grotte nello stesso periodo, insieme. C'erano 11 Neanderthal che vivevano insieme in una grotta e altri due di un'altra grotta che si trovava nelle vicinanze. Erano quindi 13, 8 adulti e 5 bambini. Insieme al loro DNA, gli scienziati hanno trovato anche i loro utensili di pietra e ossa di animali. I Neanderthal sono gli antichi parenti dell'uomo, sicuramente i più vicini a noi. Il loro cranio era lungo e appiattito rispetto a quello dell'Homo sapiens, che è più globoso. Avevano anche questa specifica cresta sopraccigliare prominente sopra gli occhi. Si riconoscono facilmente anche dal viso, con la parte centrale del volto che sporge in avanti, e in più avevano un grande naso molto largo. Alcuni ritengono che il loro naso fosse un modo per adattarsi a vivere in ambienti freddi e secchi. Quando l'interno del naso è più grande, inumidisce e riscalda meglio l'aria che si respira.
A differenza di noi, non avevano il mento. Inoltre, i segni di graffi sui denti anteriori ci dicono che i Neanderthal li usavano come una terza mano quando preparavano il cibo e lavoravano i materiali che usavano. I loro corpi erano forti e muscolosi, con spalle e fianchi larghi. La loro altezza media era di 150-175 cm, con un peso compreso tra 64 e 82 kg. Il loro aspetto tozzo, con le ossa corte delle braccia e delle gambe, riduceva al minimo la superficie della pelle, proteggendoli meglio dal freddo. La durata della vita era di circa 30 anni, anche se alcuni di loro vivevano più a lungo. L'uomo di Neanderthal avrebbe abitato nelle regioni che oggi sono Europa e Asia per oltre 350.000 anni. Sono scomparsi circa 40.000 anni fa, e all'incirca il periodo in cui abbiamo trovato tracce di Homo sapiens in Europa. Le loro famiglie erano gruppi affiatati di 10-20 soggetti. È molto meno della popolazione di qualsiasi comunità umana antica o moderna. È più simile alle dimensioni di gruppi di specie in via di estinzione. Questi Neanderthal vivevano nelle loro caverne all'interno di piccole comunità, ma non vivevano isolati dal resto della loro specie e si affidavano l'uno all'altro per la sopravvivenza e si prendevano cura l'uno dell'altro, soprattutto di coloro che non erano in grado di badare a loro stessi. Inoltre, le loro grotte non erano così primitive come potremmo immaginare. Per esempio, avevano un buco vicino ai focolari e probabilmente lo utilizzavano per scaldare l'acqua. Inoltre, organizzavano il loro spazio, avevano zone in cui dormire, parti della grotta in cui lasciare i rifiuti e aree in cui costruivano strumenti di pietra e preparavano il cibo. Viaggiavano attraverso le valli fluviali per catturare le loro prede, come bisonti, stambecchi, cavalli e altri animali. Erano abili nel pianificare le loro strategie. Alcuni studi hanno dimostrato che erano a conoscenza dei modelli di migrazione delle renne. Quindi pianificavano le loro azioni in base alle loro previsioni su dove si sarebbero potute muovere le prede. Uno degli animali più grandi a cui davano la caccia era il mammut lanoso. Li conoscete, parenti dei moderni elefanti ricoperti di pelliccia che pesavano fino a 5.000 kg e che si estinsero molto tempo fa. Gli studi hanno dimostrato che i mammut lanosi e l'uomo di Neanderthal condividevano alcuni tratti genetici. Non è poi così sorprendente se ci si pensa. Entrambe le specie si sono sviluppate da antenati africani prima di riuscire ad adattarsi ai climi freddi e rigidi dell'Eurasia durante l'era glaciale. Hanno quindi affrontato condizioni simili e si sono estinte entrambe più o meno nello stesso periodo. L'uomo di Neanderthal usava anche la pietra per costruire utensili simili a quelli usati da altri primi esseri umani, come raschiatoi e lame ricavate da scaglie di pietra. Gli strumenti che gli scienziati hanno trovato in entrambe le grotte studiate sono stati creati utilizzando le stesse materie prime. Ciò significa che probabilmente le comunità si frequentavano e interagivano tra loro in qualche modo. Fino al XX secolo, molti pensavano che i Neanderthal fossero molto diversi dagli esseri umani moderni, considerando la loro genetica, l'aspetto fisico e il comportamento. Ma scoperte più recenti su questa popolazione fossile eurasiatica ben conservata hanno dimostrato che alcune delle persone che ne facevano parte erano uguali a quelle che vivono oggi. L'uomo di Neanderthal visse prima e durante l'ultima era glaciale in alcuni dei luoghi più difficili in cui l'uomo abbia mai vissuto. Oltre ai loro strumenti alla cattura di animali, raccoglievano anche le piante della loro zona, mangiavano anche verdure cotte relativamente spesso. La loro capacità di rimanere in vita per decine di migliaia di anni durante l'ultima era glaciale è un buon esempio di come gli esseri umani possano adattarsi a quasi tutte le situazioni. L'uomo di Neanderthal ha realizzato la prima arte rupestre di cui si abbia notizia. Gli scienziati hanno esplorato tre grotte spagnole in cui vivevano e tutte presentavano pitture nere e rosse di punti, animali e simboli geometrici, oltre a impronte di mani, stencili e incisioni. Queste pitture sono state realizzate più di 60.000 anni fa. Poiché l'Homo sapiens è arrivato in Europa 20.000 anni dopo, possiamo supporre che i Neanderthal fossero l'unica specie umana presente sul continente in quel periodo, quindi devono essere stati loro a creare quest'arte. Inoltre, queste grotte si trovavano a 700 km di distanza l'una dall'altra, quindi non è che solo alcuni dei Neanderthal ne fossero a conoscenza. I dipinti erano ovviamente una loro tradizione di lunga durata. Erano anche grandi appassionati di moda, creavano i loro gioielli, alcuni dei quali ricavati dagli artigli delle aquile.
Gli esempi più antichi che abbiamo trovato risalgono a quasi 130.000 anni fa. Molto probabilmente usavano anche il pigmento per mimetizzarsi o per decorare il corpo. Inoltre, l'Homo sapiens non era l'unica specie a usare il fuoco. I ricercatori hanno esaminato più di 150 siti di focolari in Europa e si sono resi conto che anche i Neanderthal hanno usato il fuoco per molto tempo. Questi segni includevano carbone, ossa bruciate e manufatti in pietra riscaldati. L'uomo di Neanderthal usava il fuoco per cucinare il cibo e per costruire utensili. Incollavano le aste di legno ai pezzi di pietra con la pece, che era come una colla naturale. Poiché bruciare la corteccia delle betulle è l'unico modo per ottenere questo liquido appiccicoso, i Neanderthal dovevano essere in grado di controllare il fuoco. La maggior parte delle persone immagina che i Neanderthal probabilmente grugnissero, ma in realtà non è così. Nemmeno loro avevano un suono simile al nostro. Il loro torace grande, la postura e la forma della gola hanno probabilmente prodotto una voce più forte e acuta di quella dell'uomo medio. Probabilmente non avevano un vocabolario sofisticato come il nostro, ma potevano usare un linguaggio complesso perché avevano l'osso ioide. Si tratta di una piccola cosa che abbiamo anche noi nel collo, quella che sostiene la radice della lingua. È la stessa caratteristica che ci permette di vocalizzare come facciamo noi. Insomma, erano più simili a noi di quanto si possa pensare. Alcuni ritengono che i Neanderthal abbiano persino costruito delle barche per poter navigare attraverso il Mediterraneo. E non è che l'uomo di Neanderthal sia vissuto da qualche parte, si sia estinto e poi sia arrivato l'uomo moderno. Sembra che questi gruppi si siano incontrati circa 100.000 anni fa nella penisola arabica o in Medio Oriente. È allora che i primi gruppi di esseri umani moderni si spostarono dall'Africa. Gli scienziati hanno analizzato il DNA di una delle donne di Neanderthal vissuta più di 50.000 anni fa, che includeva anche genetica degli esseri umani moderni. Alcuni tratti che abbiamo, come il colore della pelle e dei capelli, l'umore e il ritmo del sonno, sono legati alla quantità di luce solare che riceviamo. Gli uomini di Neanderthal hanno vissuto in Europa e in Asia per molto tempo, prima che vi arrivassero gli esseri umani moderni. Quindi erano abituati a una minore quantità di luce solare rispetto a quelli provenienti dall'Africa. I Neanderthal avevano tratti diversi a causa della minore esposizione alla luce solare e questi tratti sono stati trasmessi alla loro progenie quando hanno avuto figli con gli esseri umani moderni. In altre parole, alcuni dei tratti che gli esseri umani moderni hanno oggi Ci sono molti miti intorno alla più grande struttura mai costruita dall'uomo, la Grande Muraglia Cinese. Alcuni dicono che sia così grandiosa da essere visibile dallo spazio. Altri sostengono che si possa vedere fino alla Luna. Altre teorie suggeriscono che i costruttori della muraglia siano rimasti all'interno. Mi dispiace deludervi, ma tutte queste storie impressionanti sono solo miti. Ma anche se queste storie sono state smentite, la Grande Muraglia Cinese è una struttura impressionante e davvero mozzafiato, quindi lasciate che vi racconti la sua vera storia. Oggi la Cina è uno dei paesi più popolati del mondo, con ben 1,4 miliardi di abitanti. È anche una delle nazioni più antiche del mondo. Ha 3.500 anni di storia scritta ininterrotta, ma la civiltà esisteva già da molto prima. Esiste una teoria secondo la quale, mentre il continente europeo, ad esempio, è stato probabilmente raggiunto da esseri umani provenienti dall'Africa, la Cina non è stata popolata da coloni provenienti da altre parti. Alcuni ritengono che la civiltà cinese si sia formata dalle popolazioni locali dell'età della pietra, che vivevano sul territorio fin dal periodo preistorico. E ora, la Grande Muraglia Cinese. È davvero grande, anche per gli standard odierni. Si estende per oltre 21.000 chilometri. Per immaginare meglio, è quasi 5 volte la distanza tra New York e Los Angeles, o addirittura un po' più grande della distanza tra il Polo Nord e il Polo Sud. Anche in tempi moderni, l'uomo non ha mai costruito nulla di così grande. Certo, per costruire la Grande Muraglia Cinese non ci è voluto un giorno. Forse due? In realtà, la muraglia è stata costruita per secoli. Forse saprete che le città antiche avevano delle mura intorno a loro per proteggersi dagli invasori. Sì, anche le città cinesi ne avevano. Il primo imperatore cinese riunì il paese nel 220 a.C. e ebbe un'idea brillante ma molto ambiziosa: trasformare tutte le mura delle città in un'unica grande muraglia che avrebbe difeso il confine del paese dagli attacchi provenienti dal nord. Un generale di fiducia diresse la costruzione, arruolando un grande gruppo di lavoratori, soldati, popolani e galeotti. A quel tempo il muro era costruito con terra battuta e legno,
In alcuni punti strategicamente importanti, le sezioni del muro si sovrapponevano per garantire la massima sicurezza. Le mura erano alte in media circa 8 metri. Ma la Grande Muraglia non aveva ancora l'aspetto della costruzione che conosciamo oggi. Ogni imperatore successivo ne riprendeva il progetto, rafforzandola e ampliandola, riparandola, ma anche modernizzando le tecniche di costruzione. Alcuni usarono i mattoni per costruirla, altri passarono ai blocchi di granito e di marmo. Anche le torri di guardia e le piattaforme non erano presenti fin dall'inizio, furono aggiunte dagli imperatori Ming. Le torri di guardia permettevano di comunicare con le altre parti del muro attraverso messaggi di fumo e fuoco. Quindi il muro è piuttosto incoerente in termini di materiali, ma questo aggiunge solo più fascino alla costruzione e mostra quanto sforzo e tempo ha richiesto. Il motivo per cui alcune parti del muro sono rimaste in piedi per secoli e sono ancora in buone condizioni è la farina di riso glutinoso. Si è scoperto che questa malta appiccicosa di riso è quasi come il cemento. È molto forte e impermeabile e sigilla i mattoni così saldamente che nemmeno le erbacce più subdole possono crescere tra di loro. Si può anche notare che su alcuni mattoni sono state incise delle scritte, lasciate dagli operai che costruivano il muro. Lo scopo di queste scritte è quello di garantire la qualità. Contengono informazioni come la posizione, la quantità e i funzionari responsabili. In questo modo, in caso di problemi con la qualità dei materiali o delle costruzioni, si saprebbe chi deve risponderne. Recentemente, un gruppo di ricerca ha esaminato i documenti storici ufficiali della dinastia Ming, che governò la Cina dal XIV al XVI secolo. Si sono imbattuti in documenti che parlavano di porte segrete nella Grande Muraglia. Hanno quindi deciso di trovarle. Hanno usato un robot volante per catturare foto continue a risoluzione centimetrica della parete. Hanno fotografato il 90% del muro costruito durante la dinastia Ming e hanno scoperto i resti di oltre 220 porte segrete lungo il muro. Alcune di esse hanno una larghezza e un'altezza specifiche che consentono il passaggio di una sola persona. Altre sono abbastanza grandi da permettere il passaggio di due cavalli contemporaneamente. Perché ci sono le porte? L'obiettivo principale della Grande Muraglia era quello di proteggere il paese dal nemico. Costruire porte che potessero far entrare il nemico avrebbe compromesso l'intero scopo di avere una muraglia. Quindi ovviamente le porte erano passaggi segreti. Si adattavano perfettamente all'ambiente circostante dal punto di vista topografico. E l'uscita all'esterno era mimetizzata con mattoni in modo da essere quasi completamente indistinguibile dal muro stesso. La muraglia non fu mai solo un muro difensivo e non fu mai completamente chiusa, poteva essere aperta su richiesta. Era anche una struttura utilizzata per gli scambi e il commercio, per la comunicazione tra l'interno e l'esterno del muro e naturalmente per la difesa e lo spionaggio. Alcune porte erano utilizzate per il commercio con l'altra parte. Attraverso porte più piccole una persona usciva di nascosto per spiare il nemico che viveva dall'altra parte. I cancelli nascosti erano utili anche per un attacco improvviso. Come ricorderete, alcuni cancelli erano mimetizzati con mattoni all'esterno. L'uscita era così indistinguibile che il nemico non aveva idea di dove si trovasse esattamente. L'ingresso interno per i soldati cinesi era cavo. In questo modo potevano attraversare il muro e rompere il cancello di uscita camuffato dall'interno, iniziando il loro attacco a sorpresa. Anche se lo scopo principale era quello di impedire agli estranei di entrare in città, il muro non era troppo efficace in questo senso. Poteva essere scavalcato o aggirato. Per questo motivo veniva sorvegliato in ogni momento e le guardie davano segnali alle truppe se vedevano il nemico avvicinarsi. Inoltre il muro forniva più tempo per mobilitare e ingrossare le forze del paese o per attirare le truppe nemiche in una posizione strategica difficile. La costruzione fu interrotta alla fine del XIX secolo. Il muro perse la sua importanza strategica e militare a causa dei progressi tecnologici. Nel corso dei secoli fino ad oggi solo l'8% della Grande Muraglia è in buone condizioni, mentre il resto è danneggiato. Inoltre circa un terzo della muraglia è scomparso senza lasciare traccia a causa dell'erosione naturale e dei danni provocati dall'uomo. Si potrebbe dire che ora è solo un muro abbastanza decente. Come ricorderete, le prime parti del muro sono state costruite in terra battuta e legno. Questi non sono i materiali più infallibili se parliamo di migliaia di anni. Inoltre, i metodi agricoli distruttivi hanno trasformato vaste aree in un deserto e hanno contribuito all'erosione. Inoltre, nel secolo scorso, molti mattoni sono stati portati via dal muro per essere utilizzati nella costruzione di fattorie e case.
Anche oggi il muro viene smontato pietra per pietra, ma questa volta dai turisti. Non pochi di loro prendono una pietra come souvenir. Si tratta di un grande numero di pietre, considerando che oltre 10 milioni di turisti visitano la Grande Muraglia ogni anno. Dal 1987 la muraglia è stata dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, sottolineandone la straordinaria importanza. La muraglia è uno dei 56 siti del patrimonio mondiale della Cina, al secondo posto tra i paesi con monumenti protetti dall'UNESCO. Chi è il primo, vi chiederete? Il primo posto, con 58 siti del patrimonio mondiale, spetta all'Italia. E sapete che la muraglia non è solo una famosa attrazione turistica, ma anche la sede della Maratona della Grande Muraglia? È una maratona nata nel 1999 ed è una delle più impegnative al mondo. Avete indovinato, si corre lungo la muraglia, compresi tutti i gradini. Ci sono tre distanze, quindi i partecipanti possono correre una maratona completa di 42 km, una mezza maratona di 21 km o semplicemente una corsa divertente di 8,5 km. Quando sentite la parola mummia, potreste provare un brivido lungo la schiena. Questo perché la maggior parte di noi associa questa parola a quei personaggi inquietanti che abbiamo visto in alcuni film spaventosi. In realtà le mummie ci hanno aiutato a capire molto sulle civiltà antiche, sui loro governanti e su come le persone affrontavano la perdita dei loro cari. Il popolo più famoso al mondo per le sue mummie è quello degli antichi egizi. Essi credevano che una sorta di esistenza dopo la morte fosse possibile se venivano soddisfatte determinate condizioni. Per questo motivo insistevano nel preservare il corpo umano attraverso il processo di mummificazione e nel collocare la mummia in una tomba arredata, come se le avessero dato un appartamento completamente funzionante. Perché credevano in questo? Perché erano profondamente legati al loro ambiente naturale. Vedevano i cicli naturali intorno a loro come il sorgere del sole ogni giorno seguito dalla luna, o come la nuova vita che spuntava sempre dalle piante anche dopo che erano appassite. Credevano anche che il potente spirito Osiride, che rappresenta il ciclo del trapasso e della resurrezione, svolgesse un ruolo in questo processo. Per prepararsi all'aldilà, gli antichi egizi seguivano alcuni rituali, come la mummificazione, che prevedeva l'uso di materiali come miele, resine e incenso per preservarne il corpo. Non c'è mummia più popolare di quella di Tutankhamon, che chiameremo Tut. È stato un giovane faraone che regnò oltre 3000 anni fa in Egitto. Il problema della scoperta di antiche tombe reali è che la maggior parte di questi luoghi di sepoltura sono stati precedentemente derubati. Tutti sapevano che gli antichi sovrani venivano sepolti con molti oggetti di valore, quindi quei luoghi diventavano vulnerabili ai ladri. Quando la tomba di Re Tut fu aperta nel 1922, la gente era entusiasta perché non era stata derubata come molte altre tombe reali scoperte in precedenza. Questo perché era ben nascosta. All'interno, la sua mummia era racchiusa in un totale di tre bare, tra cui una fatta d'oro. Gli oggetti trovati nella sua tomba ci hanno mostrato come era l'antico Egitto. Lo studio della sua mummia ci ha anche aiutato a conoscere la cultura e le pratiche popolari all'epoca del suo decesso. Abbiamo anche imparato a conoscere la sua famiglia, esaminando il suo DNA. Gli scienziati hanno potuto scoprire che aveva avuto la malaria e un problema al piede che poteva rendergli difficile camminare. Ramses II è stato un altro faraone egiziano che ha regnato per 68 anni, che all'epoca erano parecchi. Era noto per le sue campagne di espansione e per i suoi progetti di costruzione. Molti oggetti del suo periodo di governo esistono ancora oggi, compresa una grande statua. Ramses II era alto circa 1,80 m e visse fino a circa 90 anni. Dopo aver esaminato la sua mummia, gli scienziati hanno concluso che potrebbe aver avuto una malattia che ha colpito la sua colonna vertebrale. Ricordate i ladri di cui ho parlato prima? Probabilmente sono loro il motivo per cui Ramses II è finito in una semplice bara in una collezione segreta di mummie reali a Deir el-Bahari, riscoperta nel 1881. Fortunatamente gli archeologi sono stati in grado di identificarlo perché i suoi viaggi erano stati registrati sulle bende. Il processo era anche molto noioso. Nell'antico Egitto, infatti, il processo di mummificazione poteva durare ben 70 giorni. Una persona speciale pronunciava un discorso molto specifico mentre maneggiava delicatamente il corpo e lo asciugava usando un tipo di sale chiamato natron. Si usavano anche lino e resina per rendere il corpo più realistico e per avvolgerlo in un telo. La tomba era altrettanto importante per gli antichi egizi. Le pareti della tomba del re Tut, ad esempio, erano ornate da intricate opere d'arte che raffiguravano il suo viaggio nell'aldilà, dalla processione funebre al passaggio attraverso gli inferi. Gli antichi egizi credevano che tutti compissero questo viaggio dopo la morte e riempivano le tombe di oggetti e dipinti per aiutare la persona nel suo viaggio spirituale. Inoltre, le pareti della tomba erano decorate con incantesimi tratti da un libro speciale, che conteneva una raccolta di poesie che, secondo gli egizi, avrebbe aiutato le persone a raggiungere l'aldilà. E a proposito di quanto fosse importante questo viaggio, in queste antiche tombe si metteva anche del cibo.
Nella tomba di Retut gli archeologi hanno scoperto 36 vasi di bevande dannata e 8 cesti di frutta, che si ritiene siano stati lasciati lì per aiutarlo nel suo viaggio verso l'aldilà. Gli egizi credevano che il viaggio nell'aldilà richiedesse molto tempo, quindi lasciavano molte provviste, come cibo e acqua, per sostenere i loro cari. I faraoni inoltre avevano generalmente nelle loro tombe numerosi abiti lussuosi e splendenti gioielli per assicurarsi un viaggio alla moda. Questi oggetti includevano vari tipi di abiti di lino, come tuniche, sciarpe, guanti e copricapi, oltre a molti gioielli d'oro con pietre preziose, come braccialetti, fibbie, ciondoli, collane, anelli e persino preziose raffigurazioni di insetti per protezione. Alcuni antichi sovrani furono addirittura collocati nei loro appartamenti per sempre insieme alle barche. Ad esempio, il faraone Khufu costruì la grande piramide di Giza come tomba e al suo interno fu trovata una grande nave. Il re Tut, invece, fu sepolto con diverse pagaie da barca, ma senza una vera e propria imbarcazione. Aveva invece 3 carri e numerosi bastoni da passeggio fatti di materiali preziosi, forse a indicare che preferiva viaggiare nell'aldilà via terra, non via acqua. Tra gli oggetti più interessanti trovati vicino alle antiche mummie ci sono le bottiglie di olio e profumi. Se i sovrani dovevano essere alla moda, perché non avere anche un buon profumo, no? Inoltre alcuni di loro possedevano alcuni tipi di giochi da tavolo, la maggior parte dei quali realizzati con materiali preziosi, come oro o avorio. Uno di questi giochi era chiamato Senet, molto popolare tra gli antichi egizi e molto simile ai moderni scacchi. Gli antichi egizi possono avere le mummie più famose, ma non sono stati i primi a inventare questa procedura. Infatti tutto ebbe inizio in Sud America, con un'antica civiltà chiamata Cinciorro. Per quanto ne sappiamo oggi, questo popolo fu il primo a mummificare i propri cari deceduti. Lo fecero circa 2000 anni prima che gli egizi iniziassero i loro rituali. Certo, studiando queste mummie possiamo capire molto degli antichi sovrani, ma fino a poco tempo fa non avevamo idea di come fosse realmente la loro vita. Non molto tempo fa, però, alcuni dipinti di mummie molto speciali sono stati trovati dagli archeologi che studiavano gli oggetti dell'antico Egitto. I ritratti di mummia sono dipinti altamente dettagliati di individui, realizzati quando erano ancora in vita. Spesso erano dipinti su legno, a differenza dei ritratti classici che conosciamo tutti dipinti su tela. Sono noti per il loro realismo e la loro bellezza e sono stati persino utilizzati dai ricercatori per diagnosticare le malattie, confrontandoli con le mummie corrispondenti. Alcuni di questi ritratti includono anche raffigurazioni di gioielli, che sono stati poi ritrovati sulle mummie. La recente scoperta di questi ritratti di mummie nell'Egitto centrale è significativa, poiché segna la prima volta in oltre un secolo che vengono ritrovati dipinti di questo tipo. Le mummie sono apparse in tutto il mondo anche in modo naturale. La mummificazione può avvenire senza l'intervento dell'uomo a causa di condizioni naturali come ambienti estremamente freddi o caldi, luoghi con mancanza di ossigeno o esposizione accidentale a sostanze chimiche che ne preservano il corpo. Queste condizioni non permettono ai batteri di crescere e il corpo rimane più o meno intatto. Il famoso Ozi è una di queste mummie. Oggi sappiamo che era un uomo vissuto circa 5000 anni fa in Europa, ma al momento del suo ritrovamento sulle Alpi nel 1991 le autorità austriache hanno inizialmente creduto che si trattasse di un moderno alpinista, visto il buono stato di conservazione del corpo. Tuttavia, dopo che l'uomo fu rimosso dal ghiacciaio, si scoprì che in realtà apparteneva all'età del rame. Immagina di avere 15 anni e di esserti annoiato di giocare ai videogiochi. Per passare il tempo, decidi di dedicarti a un vecchio hobby, tracciare le città maya perdute. Hai sentito che alcune antiche civiltà costruivano intere città basandosi sulle costellazioni. Così decidi di controllare se è vero anche per i Maya. Scopri un libro che contiene tutte le costellazioni che la civiltà dei Maya pensava esistessero. Apri il caro vecchio Google Maps e mappi tutte le antiche città Maya scoperte fino a oggi. Inizi a notare che queste informazioni corrispondono. In effetti è vero, le più grandi e antiche città Maya corrispondono alle più luminose stelle delle costellazioni Maya. Le cose si fanno interessanti. Riesci a mappare più di 100 antiche città, quando all'improvviso noti qualcosa di strano. C'è un'area nella penisola dello Yucatan, in Messico, dove gli archeologi hanno rinvenuto 2 città Maya. Ma nella costellazione ci sono 3 stelle. Questo può significare che c'è una città da tempo perduta in quell'area che aspetta di essere scoperta? Potresti pensare che sia un racconto di fantasia, ma la storia è vera. È accaduta a un adolescente canadese di nome William Guthrie. Il ragazzo è noto per essere un genio della scienza e ha vinto un premio per la teoria delle costellazioni di cui abbiamo parlato. Quando notò che mancava la terza città della 23esima costellazione che stava esaminando, iniziò a cercare su internet foto satellitari che potessero aiutarlo a risolvere il mistero. Controllò le immagini della NASA, di JAXA, Agenzia Spaziale Giapponese, e Google Earth. Queste immagini erano ancora insufficienti per rispondere alle sue domande, così chiese aiuto a un amico dell'Agenzia Spaziale Canadese.
lui gli procurò delle immagini satellitari aggiornatissime, che gli diedero la risposta che stava cercando. Secondo le immagini, c'è un'ampia area quadrata al confine tra Messico e Belize che assomiglia ai resti di una città. William portò le immagini a un esperto di telerilevamento, il dottor Armand LaRocque, dell'Università del New Brunswick. Studiarono attentamente le immagini e conclusero che l'area poteva ospitare 30 edifici e anche una grande piramide. La comunità scientifica e archeologica impazzì in seguito alla scoperta del quindicenne. Poteva aver ragione. Un po' di contesto, le città maya perdute cominciarono a essere riscoperte a metà del XX secolo. Da allora sono state riportate alla luce le città di Tikal, Palenque e Uxmal. I maya erano tra le più grandi civiltà precolombiane delle Americhe. Cominciarono a stabilirsi in quest'area già nel 1500 prima dell'era comune. Gli esperti credono che, al suo culmine, la civiltà maya consistesse di più di 40 città, con una popolazione di milioni di persone. Tantissime! E le loro città erano davvero interessanti. La civiltà maya si espanse nella penisola dello Yucatan, in Guatemala e in Belize. Vivevano di agricoltura e, per questo, svilupparono complessi sistemi di irrigazione nella maggior parte dei siti. Costruirono una serie di edifici cerimoniali, piramidi, piazze e anche campi per i giochi con la palla. I Maya erano costruttori di piramidi esperti, ma svilupparono anche un sistema astronomico complesso. Con la tecnologia che avevano, erano in grado di predire l'esatta posizione di pianeti come Venere e Marte e anche le date esatte delle eclissi. Ecco perché il metodo usato da William per scoprire la città perduta è insolito, ma non completamente surreale. I Maya erano bravissimi astronomi e non sarebbe strano se avessero costruito le loro più importanti opere architettoniche in relazione al cielo, no? E non sarebbero stati i primi. C'è una famosa branca dell'egittologia dedicata a studiare come le piramidi di Giza siano perfettamente allineate alla costellazione di Orione. Cioè, ogni piramide fu volutamente costruita per allinearsi a ognuna delle stelle più grandi della cintura di Orione. A William l'idea di studiare le costellazioni dei Maya venne perché non capiva perché avessero costruito le loro città laddove si trovavano. Molte grandi città come Chichen Itza e Uxmal non sono vicine a nessun fiume né ad altre fonti d'acqua. Invece sono costruite su terreni marginali o sulle cime delle montagne, il che confondeva il quindicenne. Il suo pensiero successivo fu che queste scelte potessero avere qualcosa a che fare con l'astronomia. William chiamò la città che aveva scoperto Bocca di Fuoco e vinse anche un premio al merito per il suo duro lavoro. Tuttavia la sua teoria è stata molto contestata nella comunità degli archeologi e molti esperti hanno cercato di smontarla. Alcuni archeologi dissero che la teoria delle costellazioni non è abbastanza scientifica. Anthony Aveny, un famoso antropologo e astronomo, definì il metodo di William un atto di immaginazione creativa. Secondo lui non c'è modo di sapere quali fossero davvero le costellazioni dei Maya. Si possono solo fare ipotesi. Un altro tentativo di smontare le scoperte di William arrivò dallo studioso dei Maya David Stewart, che disse che l'oggetto identificato dalle immagini satellitari era un campo di Gran Turco. La sua teoria fu supportata da una spedizione del 2021 in quell'area, in cui gli archeologi riportarono che non c'era niente in quella zona. Eppure un ragazzino di 15 anni ha quasi scoperto una città maya perduta, cosa che per me è molto emozionante. Tecniche simili a quelle usate da William vengono utilizzate per ritrovare civiltà perdute in tutto il mondo. Secondo l'archeologa Sarah Parkek, le immagini satellitari sono state fondamentali per scoprire antiche città in Egitto e altri siti. Sara stessa passa la maggior parte delle sue giornate a esaminare immagini alla ricerca di segni nei luoghi dove ci potevano essere delle città. Succede, dice, che ogni volta che ci sono cose sotterrate, queste vengono coperte dalla vegetazione, da terra, sabbia o altre costruzioni moderne. Per scoprire se c'è qualcosa nascosto sotto la vegetazione o no, lei usa la tecnologia a infrarossi, per esempio. Un'importante recente scoperta in Brasile è stata fatta in modo simile. Le immagini satellitari hanno rilevato una rete di fossati databili tra il 200 e il 1200 dell'era comune. Questo vuol dire che questi insediamenti potevano probabilmente ospitare circa 60.000 persone. Ma in questo caso, le immagini satellitari non corrispondevano a ciò che è stato trovato sulla Terra. I ricercatori dell'Università della Florida hanno trovato diversi tumuli con canali e geoglifi. Hanno trovato anche mura attentamente progettate che contornavano delle piazze, molto simili alle costruzioni degli antichi Maya. I progressi nella tecnologia satellitare hanno gettato nuova luce su città Maya già scoperte come Tikal. Situata nel cuore della giungla del Guatemala, si pensa che Tikal fosse la capitale dell'antico regno dei Maya. Al suo apice era paragonabile per importanza a città come Londra e New York nel mondo moderno.
era composta da una serie di complessi monumenti, molti dei quali si pensa fossero le tombe di re e capi. Si sapeva già che Tikal era grande, ma scoperte recenti dimostrano che poteva essere 3 volte più grande di quanto si pensasse in origine. La scoperta più importante è una fortificazione nella periferia della città, che indica quanto la città fosse estesa. E avvengono sempre nuove scoperte. Nel 2017, dei ricercatori hanno trovato nuovi indizi sulle potenziali cause del declino della civiltà maya. Usando dati da un sito a Ceibal, a circa 100 km a sud-ovest di Tikal, gli scienziati hanno analizzato la datazione al radiocarbonio di ceramiche e altri ritrovamenti, per estrapolare nuove informazioni sull'improvvisa caduta di questa grande civiltà. Le informazioni dimostrano che, invece di un improvviso crollo, i Maya probabilmente collassarono per via di ondate di instabilità sociale e crisi politiche. Questi eventi deteriorarono i centri città e provocarono una dispersione della popolazione. Beh, sembra che sia il momento giusto per scoprire antiche rovine. Che ne pensi? Ci vuoi provare anche tu? Da tesori del valore di migliaia di dollari a telefoni nuovi di zecca e antiche città. Tuffiamoci in acqua e vediamo cosa riusciamo a scovare. Immaginate di andare al fiume per fare un giro in barca. Chi non vorrebbe scattare un paio di foto per far sì che i ricordi di questa gita durino per sempre? Ops, l'acqua è schizzata. Per fortuna avete preso delle precauzioni e avete messo il vostro gadget in una borsa impermeabile. Ma cosa succede se il telefono cade sul fondo del lago insieme alla custodia? È quello che è successo ad alcune persone. Un subacqueo e uno youtuber si sono immersi in un fiume molto frequentato dai turisti e hanno perso un'attrezzatura del valore di $20,000, tra cui nuovi iPhone e alcuni gioielli. Forse conoscete l'immagine di un'auto che viene tirata fuori dall'acqua dai film o dai notiziari televisivi. A volte le grandi navi da carico affondano e i camion al loro interno vengono trascinati giù. È quello che è successo con il relitto della Thistlegorm. Affondò nel 1941 nel Mar Rosso. E questi camion Bedford erano all'interno. Volete vedere qualcosa di più prezioso come un tesoro? Una nave da carico britannica trasportava un pesante carico di lingotti d'argento, ma la nave affondò. I ricercatori di tesori sapevano che sulla nave c'era dell'argento. Dagli anni 40 lo stanno cercando. Il team di Odyssey Marine è stato fortunato. Hanno fatto la scoperta nel 2011. Il tesoro si trovava a più di 4.000 metri sotto la superficie. La nave trasportava più di 110 tonnellate di lingotti d'argento. Chi cerca trova! Il team della Odyssey si è tenuto l'80% del tesoro e ha dato il 20% al tesoro di Sua Maestà. Naturalmente sulla nave c'erano altri oggetti, come lettere, teiere e lenzuola di seta. È possibile vederli nella mostra Voices from the Deep, cioè Voci dagli Abissi, al Postal Museum di Londra. Che ne dite di un po' di arte subacquea? Certo, ecco a voi le statue Moai polinesiane. Queste statue sono state scoperte in diverse aree del mondo. Per esempio, l'isola di Pasqua è piena di statue di diverse dimensioni, ma molte di esse si trovano anche a Cancun, Isla Mujeres e Punta Nizuc, in Messico. Vedere sott'acqua statue a corpo intero risalenti a migliaia di anni fa sarebbe probabilmente un'esperienza da vivere. Anche le monete d'oro sono oggetti popolari trovati nei naufragi. Molti subacquei si imbattono in monete che valgono molto denaro. Ma c'è un subacqueo in Florida che ha davvero fatto centro. Nel 2015 si è imbattuto in un tesoro del valore di quasi $1 milione. La scoperta consisteva in 51 monete d'oro, oltre 1000 metri di catene d'oro ornate e una rara moneta fatta per Filippo V, il re di Spagna. Un tempo erano spaventose e pericolose e hanno ancora un aspetto inquietante. Sto parlando delle navi pirata. Nel 2015, al largo delle coste della Colombia, è stato portato alla luce un relitto di una nave pirata del XVIII secolo. Il tesoro ritrovato al suo interno aveva un valore compreso tra i 4 e i 17 miliardi di dollari. Conteneva pietre preziose, oro e molti altri oggetti. La prossima è una città sottomarina. Neapolis è una città spazzata via da uno tsunami. Fu costruita sulla costa del Nord Africa circa 1700 anni fa. I sommozzatori hanno scoperto i resti della città sottomarina nel 2017. I ricercatori hanno scoperto anche colonne romane, oggetti e utensili domestici. Torniamo indietro fino al 1503. L'esploratore portoghese Vasco da Gama stava sfidando una tempesta quando perse la sua nave Esmeralda. La nave fu scoperta nel 1998, ma dovette attendere più di un decennio per essere riportata a galla. I ricercatori vi hanno trovato strumenti di navigazione. Non avevano lo stesso valore dell'oro spagnolo, ma erano tesori storici. Ad Amsterdam si pescano le biciclette nei canali. Un terzo dei lavoratori di Amsterdam si reca al lavoro in bicicletta. Altri usano la bicicletta per scopi diversi, come fare esercizi, andare a fare shopping e così via. Ad Amsterdam ci sono più biciclette che residenti permanenti.
Purtroppo molte biciclette e persino alcune automobili finiscono nei canali di Amsterdam. Il fatto che Amsterdam abbia 165 canali con una lunghezza complessiva di 90 km non facilita il lavoro delle autorità. Ovviamente i proprietari non gettano le loro biciclette in acqua. Le biciclette possono finire nei canali a causa del forte vento, di atti di vandalismo, di furti o di incidenti. Ogni anno le autorità ripescano tra le 12.000 e le 15.000 biciclette. La prossima è una città perduta. Heraklion era la porta dell'antico Egitto sul Mediterraneo. È stata sommersa e nascosta sotto la sabbia. Questa città era famosa, forse ne avete sentito parlare. Era menzionata nella leggenda di Elena e Paride. Come è stata scoperta questa antica città? All'inizio degli anni 2000, una squadra di sommozzatori trovò un enorme frammento di roccia sul fondale marino e lo portò sulla terraferma. Si scoprì che si trattava di un pezzo della statua di Api, il signore del Nilo per gli antichi egizi. La squadra ha continuato a cercare e ha trovato altri 6 pezzi. Intorno a loro hanno visto anche rovine di templi, pezzi di ceramica, gioielli, monete, lampade ad olio e così via. Il Grenada Underwater Sculpture Park è il primo parco di sculture subacquee al mondo. Perché questo parco è così speciale, oltre a trovarsi nelle splendide acque dei Caraibi? È possibile visitare il parco durante un'escursione di snorkeling o di immersione. Le sculture si trovano a circa 3-4 metri sott'acqua. L'atmosfera e l'esperienza stessa lo rendono speciale. Le sculture sono realizzate in cemento e acciaio. Alcune pesano fino a 15 tonnellate. Sono ricoperte di creature sottomarine. Le statue sono state collocate lì per aiutare a proteggere la barriera corallina, mantenere la salute dell'ecosistema e ripristinare la vita sottomarina in quell'area. I sottomarini sono progettati per andare sott'acqua, quindi forse non vi aspettereste di vederli in questo elenco. Ma i sottomarini affondano, purtroppo. I sommozzatori hanno scoperto molti sottomarini. Ad esempio, un sottomarino australiano è stato ritrovato al largo della Papua Nuova Guinea, più di un secolo dopo essere affondato. Ecco un'altra città sommersa, ma questa è stata lasciata sott'acqua di proposito. Le antiche rovine della città del Leone o Shichen si trovano in un lago in Cina. Questo lago è stato creato nel 1959, quando la valle alla base della montagna dei Cinque Leoni è stata inondata per creare una centrale idroelettrica. La città di 1400 anni fa, ora in rovina, fu sommersa da questo flusso e rimase così per oltre 50 anni. Rimase intatta sul fondo del lago fino all'esplorazione iniziata nel 2001. I sommozzatori hanno scoperto che molte strutture, incisioni, leoni guardiani e archi erano ancora conservati. I ricercatori hanno mappato e documentato Shichen. Hanno anche cercato un modo per evitare che queste strutture venissero danneggiate. Nel 2011 la città è stata dichiarata una reliquia storica sotto tutela. Quando vedrete le rovine della città del Leone per la prima volta, la vista vi toglierà il fiato. Immaginate di nuotare nelle acque scure. Mentre ci si avvicina alla città, si vedono le sue enormi mura e le sue numerose incisioni. Meraviglioso, vero? Il Museo Subacqueo di Cancun è probabilmente il più grande museo di questo tipo al mondo. Non è andato perduto di per sé, ma ora ospita un ecosistema acquatico. Chi non vorrebbe combinare le immersioni e lo snorkeling con una visita a un giardino unico nel suo genere con 500 sculture? Collocate a 9 metri sotto la superficie, queste sculture sono realizzate in cemento marino a pH neutro, in modo da poter rimanere sul fondo dell'oceano. Inoltre qui le strutture cambiano nel tempo, a differenza di un museo tradizionale. Infatti diventano parte dell'ambiente sottomarino e ospitano varie specie vegetali e animali. In un'installazione, quasi 450 figure umane a grandezza naturale sono raggruppate per alludere alla coesistenza armoniosa dell'umanità. C'è anche l'Antropocene, un vero e proprio maggiolino Volkswagen sommerso, collocato presso la barriera corallina di Manciones. Ok, questo non è un oggetto smarrito, ma è solo... è una medusa gigante e volevo che la vedeste. Questa creatura è nota come medusa criniera di leone ed è la più grande specie di medusa conosciuta. In fin dei conti, chi non ha mai scoperto qualcosa sott'acqua?